Intanto, buonasera a tutti i nostri telespettatori di Video Sicilia ad ampio raggio regionale. Ci muoviamo sul canale 93 del Digitale Terrestre. ennesimo appuntamento con What for Change. Questa produzione l'abbiamo iniziata grazie appunto alla dottoressa Marta Ferrantelli, responsabile del Europe Direct Trapani Sicilia. Ci si sta dando tanta fortuna, tanta visibilità, ma soprattutto non era questo, diciamo. Il, lo scopo a monte, ma era sensibilizzare i nostri telespettatori e regionali al voto europeo. Questa sera l'altra trasmissione l'andrò a realizzare con il dottor Alfredo Alagna, che vedete in... Buonasera, buonasera direttore. Buonasera dottor Alagna, come stai? Bene, bene, grazie dell'invito e buonasera a tutti. Dove ci troviamo? Dietro a lei, alle spalle, vediamo una bella scenografia della quale io ne sono innamorato, la scenografia dell'Europa. Dell dove si trova? In questo momento sono dentro al Parlamento europeo in un'aula che solitamente viene utilizzata per le riunioni dei gruppi politici o delle commissioni parlamentari. Eh, e quindi sono in un luogo dove concretamente si prendono decisioni a livello europeo. Sono appena finite alcune, alcune riunioni. In realtà in questo momento si sta svolgendo una bella iniziativa che riguarda i giovani europei, e quindi era un momento di grande condivisione di valori europei in questo momento al Parlamento europeo. Quindi, diciamo, è all'interno all di, sì. di una delle cabine di regia, la, la possiamo chiamare così. Ma Dove sono... solitamente si prendono decisioni importanti che riguardano il futuro no? di questa Unione Europea, assolutamente. Ecco il ruolo suo all'interno dell'Europa, per farlo capire ai nostri telespettatori. Beh, io ho lavorato sì, per tanto tempo, uh, ho incominciato tanto tempo fa eh, nel 2001 in realtà a uh, lavorare al Parlamento europeo, prima come assistente di un parlamentare europeo, che è un lavoro importante, complicato, la dimensione europea non è una dimensione semplice per cui anche chi ha la responsabilità politica per così dire uh, ha bisogno di, di, di conoscenze, di informazioni, quindi è il ruolo dell'assistente credo che sia un ruolo fondamentale. e Poi ho cominciato a lavorare nella direzione generale generale Parlamento che si occupa di comunicazione e informazione e, e appunto da ormai da per 15-16 anni più o meno uh, ed è lì che ho cominciato per così dire a conoscere i cittadini europei, le loro, per dire, le, le loro necessità e la gran parte del tempo l'ho passata fondamentalmente a dialogare con i cittadini europei per cercare di portare quanto più possibile vicino a loro no, queste istituzioni, farle conoscere, rispondere alle loro domande. Questo è quello che è successo in questi, uh, in realtà mi accingo a vivere la decima legislatura, per così dire, ne ho fatte con questa, sarebbe la quinta legislatura. E in una certa maniera ultimamente mi sto occupando di progettazione comunitaria, quindi sono un po' uscito dalla, dalla, da questa istituzione in maniera ufficiale, ma continuo a lavorarci come consulente come, eh, sui temi che riguardano sempre la politica comunitaria, la formazione e l'informazione europea. Dottor Lagna lei è un figlio di questa terra, ecco, la nostra terra vista da lì, dal suo osservatorio speciale. Beh, dal mio punto di vista eh, voi sapete cosa significa eh, nascere in Sicilia fondamentalmente, non è una cosa semplice per così dire, eh, anche io quando sono, per dire, sono andato fuori a, avevo forte legame con, eh, con la Sicilia, mm, è chiaro che le mie attenzioni erano verso questo mondo che era il mondo europeo, il mondo delle... Eh, europea e quindi sono arrivato là dove, mi, eh, dove volevo essere per così dire quando ho cominciato a studiare, quando ho cominciato a fare le mie, eh, le mie esperienze. Uh, da quando ho cominciato a lavorare uh, a Bruxelles è chiaro ci sono tante cose che riguardano la Sicilia che eh, verrebbe appunto di cercare di, di cambiare per così dire, ci sono tante cose che riguardano sia la politica eh, europea ma anche la modalità con quale la Sicilia, per così dire, deve approcciarsi a questo mondo e anche i cittadini siciliani devono approcciarsi avvicinarsi alla, no, alla questione europea ecco mi ha tirato la volata per la domanda successiva avvicinarsi alla consapevolezza europea ma ce l'abbiamo noi siciliani questa consapevolezza di essere europei? Oppure siamo sempre isola dall'isola? No, eh, sicuramente rispetto al passato c'è stata uh, una consapevolezza diversa. Io mi ricordo quando all'epoca dell'università. Uh, nei miei vari giri anche di turistici per così dire mi ricordo che almeno in due, in due posti che stavo per visitare ero stato per così dire a contatto con dei ragazzi e si discuteva si parlava di tante cose spesso eh, mi è rimasta in mente per così dire si utilizzava la parola noi e dicevo noi dobbiamo fare alcune cose noi dobbiamo io a un certo punto non capivo più fondamentalmente di che cosa stavo cioè il noi a chi si riferiva io ero all'epoca ventenne più o meno, quindi, ma non capivo questo no, A un certo punto dico: Ma noi chi? E allora diceva: Noi europei. E questa cosa era la prima volta che la sentivo, per, per, per dire la verità. Quindi mi ha un po' cambiato la, la visione. Tra ah, noi esiste anche un noi europei. Io venivo da Alcamo, da, da un, un paesino, voglio dire, dalla Sicilia, e cominciavo no, a capire che effettivamente c'era una dimensione diversa. Le cose poi sono andate, ovviamente, hanno fatto, sono andate in una certa direzione. però è chiaro che quella stupore che c'era in quel momento, oggi devo dire che è molto uh, più, diciamo, è meno, meno evidente. Oggi i ragazzi eh, viaggiano, o sono in grado, attraverso la comunicazione, mass media, ormai con i social, eccetera. Sono in grado di colmare le, per dire, le conoscenze, le informazioni e quindi di avvicinarsi molto più facilmente anche alle questioni europee. Non è semplice, chiaramente, esiste. La potenzialità la dobbiamo per così dire canalizzare nella giusta direzione. Per così dire, non, non direi che oggi i siciliani piuttosto che i greci o eh, i svedesi sono meno interessati alle questioni europee o non sentano l'Europa, la sentono. Ma dobbiamo eh, trovare il modo per, per dire, renderli partecipi di questo processo ed è lì fondamentalmente che anche sul voto che si anzi, andrà a fare si deve cercare di lavorare cioè cercare di far capire come quel, questi momenti sono momenti di partecipazione attiva sono momenti in cui noi siamo parte di un processo europeo in maniera attiva e non essere solamente partecipi passivi di, di questo processo quando arrivano dei gruppi lì da voi e con il suo compito cosa fa far loro io in realtà fino a qualche mese fa, perché oggi mi, mi occupo anche di altro, in realtà il, il compito è quello proprio di informarli innanzitutto. E, è chiaro che visitare le istituzioni ha un effetto, lo diceva anche lei, un impatto per così dire diverso rispetto a chi fa una conferenza online o che riceve informazioni. E quindi c'è un programma del Parlamento europeo che cerca di avvicinare quanto più possibile anche con finanziamenti, eccetera, i cittadini alle istituzioni, facendoli visitare, le, le porte del Parlamento sono state sempre aperte da questo punto di vista, è, è facile visitare il Parlamento e si cerca di appunto di trovare il modo di interessarli, di incuriosirli, per poi si spera che possano essere tutte queste persone moltiplicatori no? di opinioni, di, e eh, di, soprattutto di eh, conoscenze europee. perché Raggiungere 450 milioni di abitanti oggi è complicato. Se non c'è questo effetto moltiplicatore, la, eh, diciamo, la situazione diventa veramente complessa. Poi lo dobbiamo fare in 24 lingue, oggi, che sono le 24 lingue ufficiali di questa Unione Europea, c'è una difficoltà in più a raggiungere le persone, a informarli. Sappiamo che c'è una difficoltà, ma questo non significa che non dobbiamo cercare di trovare il modo per appunto. Uh, in, incuriosire e informarli nella giusta direzione. Venendo a Bruxelles è chiaro che si tratta di un'informazione diciamo, senza filtri, perché questo è un altro problema: perché l'informazione europea è senza filtri perché è diretta diciamo dalle istituzioni verso i cittadini europei gran parte delle informazioni oggi abbiamo un sacco di problemi riguardo alle fake news riguardo a tutta quella che è l'informazione non corretta falsa o uh, filtrata diciamo dalle sensibilità politiche per così dire che, che non sono corrette e, Venire a Bruxelles significa eliminare un po' questo, questo filtro e quindi avere la possibilità direttamente di poter interagire, di poter imparare probabilmente, conoscere tante cose che forse eh, non potrebbero fare dal, da casa. Ecco, L'altro giorno leggevo un'intervista in un periodico siciliano che mi trovava d'accordo con l'estensore del pezzo. Io sono un europeista convinto, quindi ho messo una porta aperta. Ma ero d'accordo con l'estensore del pezzo quando l'intervistato diceva che tutto è Europa, la sicurezza della nostra Repubblica è Europa, dei nostri confini dello Stato è Europa, i finanziamenti che arrivano è Europa, tutto è Europa. Eppure c'è gente che ancora si ostina a dire meno Europa. Ma come si fa a dire meno Europa? Questo è il punto, credo, fondamentale ed è anche un po' il nocciolo della discussione di oggi. Il dibattito di oggi fondamentalmente, diciamo, verte su questo punto. Dobbiamo capire, ci, ci sono tante persone che oggi pensano che Ovviamente l'Europa è la migliore cornice per così dire per risolvere i problemi che abbiamo, la risoluzione più razionale più efficace per risolvere i problemi che abbiamo. Il mondo è cambiato: è un mondo globale, è difficile per così dire. Non possiamo sicuramente tornare indietro rispetto a questi fenomeni. però dobbiamo capire qual è la, la cornice migliore. Ora, io non so, io, è chiaro che io sono un europeista convinto eh, 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 ed è chiaro che il percorso eh, eh, non, non lascia dubbi. però credo che anche la. A questo punto di vista, io non è che oggi la situazione rispetto al passato è cambiata. Non credo che non abbia dignità, per così dire, l'ipotesi di chi pensa che questa cornice europea debba essere modificata magari in maniera diversa o, o altro. Però chi vuole, per così dire, intraprendere un ragionamento di questo tipo deve dirmi non solo, perché il mio ragionamento so esattamente che cosa voglio, un'Europa di un certo tipo che finisca con un'Europa federale, politica, che abbia delle, anche nelle, no, nelle modifiche dei trattati, vada in una certa direzione. Chi vuole per dire rallentare o addirittura chi vuole tornare indietro rispetto a per questo percorso, deve farci comprendere però qual è la per dire concretamente di che cosa si tratta. Non si, non si può dire solamente l'Europa dice, fa delle cose che non ci piacciono, dobbiamo capire in quale maniera vogliamo risolvere i problemi. E quindi da questo punto di vista il dibattito oggi è chiaro. C'è chi pensa che. I, I problemi possiamo risolvere in maniera più efficace nella cornice europea, tenuto conto di tutto quello di cui abbiamo parlato. C'è chi pensa che la, per dire, la dimensione nazionale sovranista sia la migliore per tutelare magari un po' meglio, la, soprattutto la dimensione locale, però quella dimensione locale, per così dire, ormai Va tutelata in quale maniera? Se io parlo di problemi di ambiente, di immigrazione, di crisi sanitaria e tutto, come facciamo fondamentalmente a tutelare queste dimensioni se non con l'aiuto di un contesto quanto più ampio possibile? Da questo punto di vista, e la cosa peggiore è puntare i piedi su delle questioni che ci riguardano perché ce ne sono tanti chiaramente sui quali magari l'Europa potrebbe eh, venirci incontro comunque magari non è la migliore soluzione però dobbiamo capire anche che è il contesto europeo che ci permette poi di risolvere eh, altri tipi di problemi quindi io posso puntare i piedi oggi su tutto quello che voglio cercando dimensione nazionale, ma domani qualcuno se, se, non, se non sono con uno spirito europeista, se non lavoro dentro queste istituzioni con quello spirito europeista, qualcun altro non ci darà l'accordo o comunque non sarà consensito quando ci saranno problemi che riguarderanno altri, altri settori. Quindi è una modalità, la modalità europea, diciamo, la conosciamo con tutti i difetti che ci possono essere, con tutte le incognite. La modalità che ci porta a, a non andare in quella direzione è meno chiara e quindi chi vuole per sostenere tutto questo deve anche prendersi la responsabilità di indicarci concretamente qual è il, il, la direzione che deve essere europeisti convinti come me e quindi anche nel suo caso soprattutto ma che significa accettare in toto con gli occhi chiusi con le fette di prosciutto davanti agli occhi come se i problemi non ci fossero io dico sempre, essere europeisti eope è anche contribuire nel nostro piccolo, con le nostre virgole, a migliorare, ad apportare quelle correzioni, quelle casse di risonanza che siamo noi in periferia. Assolutamente, poi una cosa è, credo che sia importante anche riguardo a una sensibilità importante che stiamo perdendo in realtà. Perché una cosa è, è modificare la cornice europea. Io sono convinto che quella cornice va modificata. È chiaro, i problemi che avevamo 50 anni fa non sono oggi, il mondo è cambiato e abbiamo bisogno di regole diverse. Magari chi, anche grandi pensatori europei, per così dire, avevano una situazione che la, eh, riguardava gli anni 50, poi 60, 70, eccetera. Noi, Abbia avuto tante cose che sono passate dentro, quindi è chiaro che quella cornice va modificata e va riaggiornata sulla base eh, di, di tante considerazioni. Una cosa però è modificare la cornice, una cosa è abbattere il senso proprio della costituzione europea. È quello che dobbiamo invece evitare. Perché io posso fare tutti i ragionamenti che vogliamo, ma se mettiamo in dubbio il fatto che il contesto più grande è quello che ci serve per risolvere i problemi, allora qua facciamo un passo veramente indietro. E non si tratta solamente di fare un passo indietro per farne due in avanti, si tratta per così dire di fare un passo indietro che ci potrebbe far sprofondare in qualcosa che... Io non conosco, ma che mio nonno, per così dire, conosceva bene ed è frutto di un, diciamo, l'Europa nasce anche su valori ideali importanti e nessuno può mettere in dubbio che quei valori, no, di, ideali di pace, di sicurezza, eccetera, possono essere i valori che debbano ispirare no, tutta la nostra, la, nostra, la nostra azione. Quindi stiamo attenti, per così dire, uh, possiamo fare tutti i ragionamenti che vogliamo, ma stiamo attenti a quelli che sono i principi, perché questo magari oggi ci può far fare un piccolo passo avanti, per così dire, o anche un passo indietro, ma non fare, non andare in quella direzione, potrebbe farci sprofondare invece in una situazione che onestamente spero che non può, che, che non accada per tanti motivi. In Belgio, dove lei vive, come ci si sta arrivando al voto europeo? Ricordo che ai nostri telespettatori che non tutta l'Unione vota lo stesso giorno. Quindi in Belgio come ci si sta arrivando a quella data? Ma ogni paese, voi saprete già probabilmente che eh, è chiaro, il voto europeo si svolge tra, uh, tra il giovedì e la domenica di quella settimana di giugno e ogni paese eh, elegge i propri eh, parlamentari europei con il proprio sistema elettorale nazionale. Quindi ogni paese ha il proprio sistema elettorale, ogni paese ha la quota di parlamentari europei. Che, eh, che, a cui appunto che di, di riferimento, ma poi ogni paese decide il sistema col quale i parlamentari europei sono, sono eletti. Nel caso del Belgio, per esempio, c'è una caratteristica importante che, eh, che fa molta differenza, il voto obbligatorio, per esempio. Quindi è probabile che in Belgio ci sia un'affluenza leggermente maggiore rispetto a quella di un altro paese dove magari il voto in Italia non è obbligatorio e quindi magari in altri paesi potrebbe essere legato a un'altra votazione, magari importante, regionale o nazionale, allora in quel caso l'affluenza potrebbe essere diversa. In Belgio, come così in tutti gli altri paesi, dipende, ripeto, dalla, dalla situazione nazionale da quello che sono gli umori che possiamo vedere qua di un paese dell'Unione Europea eh, diciamo ci sono le stesse aspettative che ci sono più o meno in Italia Sass, il Belgio è un paese co complesso, complicato anche dal punto di vista costituzionale eccetera però credo le elezioni europee sono state delle elezioni anche per il fatto di eh, ricevere una delle istituzioni importanti come il Parlamento Europeo eh, qua è chiaro che l'attenzione la è necessariamente maggiore Rispetto agli altri paesi, però vedremo come si è legato, come in tutti gli altri paesi, a, a, ad aspetti nazionali e locali. Dottora Magnac, ci abbiamo alla conclusione: vorremmo parlare molto di più con lei. Una bella una bella chiacchierata eh, da remoto, però la stiamo aspettando come se fossimo vicini: appunto, avvicinare il nostro, il nostro, i nostri telespettatori. Eccomi. Dove si vincono queste elezioni? Cioè, ovvero, cercherò di essere per abbattere l'eurobarometro, questo essere il restio nell'uscire da casa. Con quali argomenti si vince l'appunto essere il restio a uscire da casa? È la cosa più, è, diciamo, cosa più difficile, ma anche la cosa più importante, chiaramente. In questo momento tutto è focalizzato sul momento del voto. Si vince cercando di fare, per esempio, trasmissioni come questa, nel senso che è sull'informazione e sulla conoscenza che noi ci eh, basiamo un po' il successo di questa, delle elezioni europee e della, soprattutto sull'informazione, perché siamo consapevoli. La criticità e lo scetticismo nei confronti europea, questo scetticismo uscire da casa per le elezioni del Parlamento europeo può arrivare solamente per mancanza di informazione o di una giusta comunicazione e, e conoscenza. Se io so che quel momento dell'elezione dell'8 e 9 giugno un momento in cui io devo, devo delegare fondamentalmente oggi deleghiamo in Europa deleghiamo a 720 parlamentari la responsabilità di incidere sulla nostra vita, sulla legislazione europea perché questo Parlamento oggi è in grado di incidere sulla legislazione europea questo è un altro ragionamento che, che, che che è importante rispetto al passato, il Parlamento europeo non sempre ha avuto i poteri che oggi ha, oggi è un codecisore, quindi è un'istituzione che è in grado, ripeto, di. Modificare e incidere sulla legislazione europea, cioè di regolare la gran parte delle cose che riguardano la vita concreta dei cittadini europei. Quindi, nel momento in cui voto, io sto delegando a qualcuno la, questa responsabilità di regolare la gran parte della, della, della vita collettiva, in questo caso europeo. Più del 70% oggi i dati dovrebbero essere ancora uh, più alti, la, la, diciamo, la percentuale della, della legislazione nazionale o locale è di derivazione. Comunitaria significa che non è che è più che altro qua che dobbiamo porre noi l'attenzione più che a livello locale, perché ripeto, anche quel livello locale è di emanazione comunitaria. Se capisco questo, è chiaro che spero che sia più, per così dire, più incentivato a, a vedere il voto come momento importante, e poi è un momento eh, devo farlo perché mi devo anche assumere una responsabilità. Se io conosco questo sistema, dovrei sapere che questo Parlamento oggi è in grado di incidere e devo sapere anche che se io eleggo direttamente questo Parlamento, l'unica istituzione eletta direttamente dai cittadini, io in questo momento sto partecipando al processo decisionale europeo. Dire l'Europa dice, fa, impone o fa qualche cosa dovrebbe essere qualcosa che sbagli di sbagliato, diciamo, perché l'Europa non dice in maniera generale quando ci lamentiamo di qualcosa, ci stiamo lamentando di qualcosa, di un processo concreto che ha visto impegnato la Commissione, ha visto impegnato il Parlamento, ma quel Parlamento lo abbiamo letto noi e quindi quando ci lamentiamo dovremmo cominciare per così dire e si spera che si possa cominciare l'8 e il 9 giugno ad assumersi questa responsabilità, poi la politica dovrebbe fare anche la sua parte, questo è un altro ragionamento. Che Si dice di di questa trasmissione di, di What for Change di Vilo Sicilia e di Trapani, di <ride> Europe per Trapani Sicilia? Come, come la percepì? E, 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 lo dicevo prima: per noi è fondamentale, cioè, questo, che il livello locale. Possa agganciare, perché voi siete eh, fondamentalmente la eh, diciamo l'interfaccia no, più immediata e più diretta delle comunità locali. Che, quel, che la televisione locale possa essere filtro rispetto alla dimensione europea, credo che sia la cosa migliore eh, che, che possiamo fare. E spero, ripeto, che ce ne siano tante altre di trasmissione di questo e che magari non ci si fermi anche a questo, perché il momento del voto è un momento importante, ma il momento del voto va costruito pure in una certa maniera e quindi sì. si spera che si possa continuare in questo percorso. Allora lì avremmo vinto veramente tutti. Le vado dinanziato un messaggio, visto che siamo in chiusura ai nostri telespettatori, come chiudiamo? Beh, eh, io ricordo che eh, domande noi abbiamo pregolte, stiamo andando rigorosamente a braccio, un diavolo. Sì, no, no, io, io mi, mi auguro veramente che tutti possano andare ovviamente a, a votare perché, ripeto, è, è un momento fondamentale, è un momento di grande senso civico ovviamente e poi oggi abbiamo la responsabilità veramente di, di poter dire qualcosa anche a livello europeo, non dobbiamo perdere questo... Occasione. Ora che siamo un po' più consapevoli, non possiamo non perdere questa occasione, quindi cerchiamo di, di andare a votare e faccio una, allora a questo punto anche una, per dire un, un appello anche a chi deve, è coinvolto. Concretamente, cioè la politica che dovrebbe ricevere per così dire questo, anche questo messaggio e quindi proporre anche delle soluzioni che possono, essere, che possono andare incontro no? alle aspettative anche dei cittadini. Quindi dobbiamo andare di pari passo: i cittadini devono essere fiduciosi, ma la politica deve fare anche un passo in avanti, soprattutto rispetto al passato e rispetto alle questioni europee, fin, come le abbiamo vissute fino ad oggi. Grazie per averci dedicato questa mezz'ora e oltre del suo tempo, grazie davvero di cuore. Grazie a voi, grazie e spero che possiate continuare in questo processo. Grazie, spero di vederla a Bruxelles in una delle mie prossime trasferte con gli Europe Direct Drabani per confrontarmi e assaporare meglio questa voglia di Europa che ho e alla <ride> quale credo fermamente. Volentieri. A, a presto.